Ah, finalmente raga, una partita tranquilla, senza sofferenze, solo gioie, e che avvalora il fatto che a gennaio ci serve un centrocampista centrale che possa giocare ogni santa partita come ha giocato oggi Gagliardini. Super Gagliardini, nonostante le orecchie alla Dumbo, è stato forse migliore in campo, però sappiamo che non giocherà tutte le partite così, non sarà mai un giocatore del genere come ha dimostrato è venuto fuori oggi. Ovviamente il Genoa, ricordiamolo, è ben poca cosa, visto che è riuscito a perdere addirittura contro il Milan, sono riuscito a perdere. Quindi non ci esaltiamo, gioiamo, dobbiamo essere felici, orgogliosi, bravissimi tutti, meno che Perisic, ha sbagliato tutto, bravissimi tutti, anche testa di capitone João Mario, bravissimi tutti, Gagliardini super, sapete quanto sono critico. Oggi la squadra ha dimostrato che non dipende da nessuno, nonostante Icardi è un grande calciatore e un futuro grande campione, non dipendiamo da nessuno, e che serve un centrocampista come è stato oggi Gagliardini di fianco a Brozovic. Immaginate con un giocatore che gioca sempre così, con queste qualità sempre, ok? Con un calciatore continuo, immaginate che potenziale all'Inter. Un'altra cosa, abbiamo scoperto che Dalbert crossa meglio di Perisic e João Mario è più concreto di Perisic. Adesso non voglio fare il criticone later di Perisic, intervistiamo un nostro ex giocatore, Cancelo! Allora, come l'hai vista sta partita oggi? Tranquilla. Alza la voce! No, una partita tranquilla finalmente. Partita con la Lazio, che comunque alla fine sarà visto che vincevamo, però anche qui. Oh. L'unica cosa, gennaio via Perisic. Ci stanno cacciando, ok. Ci stanno cacciando, ci portano in cella di isolamento. Grazie a tutti ragazzi, domani mattina per le pagelle, guardate che bello San Siro. Anticipa il voto di Perisic. Voto di Perisic, 5,5, perché comunque non è avulso dalla manovra, comunque gioca, ma sbaglia tutto quello che deve fare. Quando c'è da crossare tira, quando c'è da tirare crossa, quando c'è da crossare crossa ma crossa male, quando c'è da tirare tira ma dà una ciabattata. Quindi, forza ragazzi, migliori in campo oggi. Come sempre, numeri uno in assoluto, ma anche gli Inter Club oggi hanno dato una mano, hanno dato una spinta per la squadra. Forza Inter, onora quella maglia e vinci il tricolore. Non siamo ancora attrezzati per vincere lo scudetto, serve un centrocampista e uno al posto di Perisic a gennaio, lo dirò fino alla NASA. Bravi tutti, ciao!